Perché la rivincita dei computer? Perché i computer sono uno dei settori che hanno beneficiato, per quanto sembri strano dirlo, dell'arrivo della pandemia e del coronavirus. Perché se sino all'inizio del 2020 eravamo abituati a fare tutto attraverso lo smartphone, stavamo in giro e usavamo il telefonino per fare qualsiasi cosa, da quando siamo stati obbligati a stare a casa a causa dei lockdown, ci siamo resi conto dell'importanza dei computer e abbiamo iniziato ad acquistarli di più in Italia come nel resto del mondo, con alcune tendenze evidenti. Intanto uno, il ritorno dei computer desktop, i fissi che avevamo dimenticato, ma si sono rivelati ottimi hub per l'intrattenimento, per il lavoro, per lo studio. Poi ci siamo resi conto che i computer che avevamo a casa erano vecchi, avevano bisogno di essere aggiornati, che uno per famiglia non bastava più fra didattica a distanza, lavoro a distanza di uno o più adulti. Poi abbiamo dato più importanza alla qualità della videocamera per fare tutte quelle videochiamate, piuttosto che alla potenza del processore, alla qualità dello schermo davanti al cui stiamo magari 8-10 ore al giorno, piuttosto che alla RAM. E poi più importanza al software che all'hardware in generale, che è una delle cose che ha spinto al boom dei Chromebook, che va avanti ormai da oltre un anno. Tu hai cambiato computer nell'ultimo anno, anno e mezzo, o ti sei fatto bastare quello che avevi?